Qual è il principio? Ci troviamo di fronte a degli strumenti. Ogni strumento, mi hanno dato il tablet, questo richiede precise strategie didattiche nuove. Se io non conosco queste precise strategie didattiche nuove, prendo questo tablet e ci potrei fare anche il caffè. Ma avere le precise strategie didattiche nuove non vuol dire fare appello alla, virgolette, creatività del docente. In questo modo è di nuovo la patata bollente che viene ributtata su di voi. Vuol dire, abbiamo o no degli istituti di ricerca, dei luoghi dove qualcuno dice è un problema questo, allora lo studio e ti do qualche soluzione? E per avere questo investiamo dei soldi per averli, perché nessuno fa ricerca se non riesce a campparci di questa ricerca, ed è l'altro problema che vorrei porre alla vostra sensibilità, alla vostra attenzione. Questo mito della auto-insegnabilità di internet è un mito difficile da battere. Fra i tanti miti che ci sono è un mito mainstream, come si dovrebbe dire. Da una parte perché c'è una opinione volgare che più o meno dice i genitori, le cose, già sa fare, il mio bambino a 2 anni è già stato con l'iPhone e sa già le icone, cioè ho quanto intelligente, no? Il mito è alimentato dall'industria per ovvie ragioni ed è un mito alimentato da politica per ragioni che ci interessa capire, per ragioni che ci interessa. Dentro questo mito c'è il mito del low cost.